sono 10 anni di eventi, 10 anni di Mystery Rock e sono qui per voi. Di avervi qui, vi spiego un attimino quello che sta succedendo, soprattutto l'adrenalina che stanno avendo i nostri ragazzi, e loro sono del corso Barber, futuri barbieri, quindi per tutti quanti gli uomini che sono qui nel pubblico sappiate che state in buonissime mani, verranno giudicati perché questo qui è un concorso, lì c'è tutta quanta la giuria che adesso vi presenteremo. E niente, i nostri ragazzi stanno finendo tutta quanta la loro preparazione, soprattutto un taglio a petto di forbice accompagnato da un rasoio elettrico e fonatura dei capelli e soprattutto la definizione della barba, visto che comunque per voi uomini la barba è fondamentale. Un momento organizzativo, ma soprattutto un momento per presentare la nostra giuria. Vi trovate qui diverse persone, che ci stanno a fare? Hanno fatto anche diversi video, non so se li avete visti. Quella è sempre una modella. Ma guardando proprio te, Manuele. Un applauso a Manuele Minerva, responsabile del Moto Days di Roma. Un'altra persona molto esperta del settore e molto competente, Romina Coladacci, docente dei corsi regionali della Regione Lazio. È un vero piacere invece vederlo, non che voi non sia, sia un grande piacere, ma comunque per lui è la prima volta in tutto quanto questo ambiente, perché è sempre stato abituato all'ambiente del tatuaggio, di barbieri, perché anche tu nei episodi di eventi di barbieri. È qui Alessio Greco da Urban Land, fondatore di Urban Land. E lì chi c'è? Ci sono due persone che hanno già affrontato questo evento, l'hanno già vinto, perché abbiamo Jessica Bianchini, numero uno per quanto riguarda gli acconciatori del Miss Gilmot 2017, e ora dall'altra parte. Un applauso per Jessica. Infine Roberto Paresin, numero uno per il Barber dell'anno scorso, quindi Miss Gilmot 2017, quindi un evento che ha portato tante soddisfazioni sia a Jessica che a Roberto. Grazie di essere qui con noi. E questo è uno degli argomenti che vorrei affrontare in questo momento. Portiamo un fiocchetto bianco che rappresenta proprio quello che è la violenza sulle donne. Le nostre ragazze hanno rappresentato, perché noi siamo anche nel sociale, e il trucco rende, come dicevo prima, belli, ma può anche mascherare, purtroppo, delle cose brutte. Però può far sentire bella una donna che non si sente più attraente. E spero che adesso manderanno il video per vedere quello che hanno fatto le nostre truccatrici del corso 2017-2018. I feel you.
è la numero 1, Valentina Ortolani. Roberto Faresin si esibirà per noi e per voi soprattutto. Vince il terzo premio contest Hard Styles dell'anno 2018 della 10ª edizione di Miss Gilmont, Alina Kelic. Primo premio contest Hard Styles di Miss Gilmont 10ª edizione va Rogerio De Raucho. Primo premio Miss Gilmont 2018 10ª edizione va Beatrice Caponera. Secondo, Maria De Michelis. Terzo classificato, Barber Contest 2018. Pronti per il secondo o il primo? Secondo, secondo. Io direi di premiare il primo. Andiamo col primo. Miglior barber dell'anno 2018 di Miss Gilmont 10ª edizione è Tommaso Guanzo. Ovviamente Fabrizio secondo classificato. Questa è la Miss Gilmont del 2017. È stata una soddisfazione molto grande e poi comunque essere nella Miss di Maddalena, che per me è veramente, oltre tutte le altre, è veramente molto bello. Però la corona non la lasci. La corona me la tengo, vuoi che mi trovi? Perché dovresti vincere Miss Gilmont? Io all'inizio mi iniziato con le passioni, facendo le sfilate, poi man mano sono andata a fare sfilate anche le professioni e finire. Comunque per fare il mio sogno, e per fare anche un futuro sfilata. Sì, leggete lei e leggete la modella professionista. Un applauso! Dopo la domanda per te. Sei preparata? Non mi dire come lei, eh? Perché ogni volta quando uno fa le domande. Ma perché dovevo. Hai sentito quella di prima? Ecco quella. Va bene, quella risposta va benissimo. Allora, perché dovresti essere la nuova Miss Gilmont decimo anno? Allora, prima di tutto io non sono professionista, quindi non dico quello che ha detto lei. È un gioco e principalmente perché voglio ringraziare sia la mia dottrice che la mia parrucchiera di questa sera, Melissa e Sara, perché hanno scelto appieno il loro sogno e se sono arrivata tra le tre finaliste grazie a loro, perché rappresentavo appunto la personalità femminile, ovvero tutte le sfaccettature di una donna che vengono fuori grazie al loro lavoro, quindi quando loro prenderanno l'attestato raffigureranno la bellezza di una donna. La supero ma mi metto alla sua sinistra. Nadia, perché dovrebbero leggerti come Miss? Perché puoi aiutarmi. Andava bene una delle tue risposte prima, possiamo fare un copia e incolla. No, perché per me la sinistra è stata un'esperienza di divertimento, una nuova esperienza che non avevo comunque mai fatto.
considerate che Nadia ha fatto un corso da noi di taglio l'Accademia Gilmont, i miei ragazzi, non potrei chiedere di più alla vita. Baby, quanto sei bella quando esci dalla porta contenta, sì, quanto sei bella. Per la strada sempre una modella. Baby, passa in accademia, troviamo qualcuno che poi ti sistema. Tutto innovativo, non vecchia maniera. Sarai pronta per la vita e non solo stasera. Scegli il meglio, sai che ti conviene. Far uscire meglio che di te non si vede. C'è mai meglio ma nessuno ci crede. No, no, nessuno ci crede. Ti dico basta sognare. Nella vita non basta sognare. Se ti lo vuoi sai che ci puoi arrivare. Vieni con me che ti mostro com'è. Somos Gilmont. Somos Gilmont. Somos Gilmont.